Benvenuti, abbiamo qui una chiesa veramente stracolma di persone che sono venuti ad ascoltare la buona novella, perché uomini e donne di Dio, sore e madre e padre Lorenzo Montecalvo ci parleranno da qui, dall'Istituto Madre Mazzarello di Torino, istituto salesiano, che forma i giovani dalla scuola materna, elementari, medie e superiori, tutti i giovani formati nello studio, nella fede e nel diventare uomini e donne. Ecco, oggi a Torino, il giorno dopo il centenario di Fatima, abbiamo veramente questo grande e immenso dono di poter ascoltare le parole vere di colui che ci conduce sulla via, la verità e la salvezza. Quindi diamo il benvenuto a Suor Emanuele, diamo il benvenuto senza applauso ma col cuore a Padre Lorenzo e iniziamo questo pomeriggio di preghiera con la coroncina della Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria. Per la
sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati, Abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia.
Santo. Forte. Più forte? Così meglio? Tutti stanno sentendo questo, va bene. Ecco il messaggio del 2 settembre. Cari figli, chi potrebbe parlarmi meglio di me dell'amore e del dolore di mio figlio? Ho vissuto con lui, ho patito con lui. Vivendo la vita terrena, ho provato il dolore perché ero una madre. Mio figlio amava i progetti e le opere del Padre Celeste, il vero Dio. E come mi diceva anche lui, era venuto per redimermi. Io nascondevo il mio dolore per mezzo dell'amore. Invece voi, figli miei, avete tante domande. Non comprendete il dolore. Non comprendete che per mezzo dell'amore di Dio dovete accettare il dolore e sopportarlo. Ogni essere umano, in maggior o minor misura, ne farà esperienza. Ma con la pace nell'anima e un stato di grazia, una speranza esiste. È mio figlio, Dio generato da Dio. Le sue parole sono il seme della vita eterna. Seminate nelle anime buone, esse portano diversi frutti. Mio figlio ha portato il dolore perché ha preso su di sé i vostri peccati. Adesso ascoltate molto bene ogni parola. Perciò voi, figli miei, apostoli del mio amore, voi che soffrite, sappiate che i vostri dolori
liberando luce e gloria. Figli miei, mentre patite il dolore, mentre soffrite, il cielo entra in voi e voi date a tutti attorno a voi un po' di cielo e molta speranza. Vi ringrazio. Se uno di voi trova una persona nella strada che soffre molto e dite a questa persona: non preoccuparti, quando soffri il cielo entra in te. Questa persona dice: ma dove sei? Da dove vieni? Ma cosa mi dici? È scioccante questo messaggio, no? Si deve spiegare, e voglio spiegare un po' oggi in mezzo a voi, perché questo, se riusciamo a vivere questo messaggio, allora il mondo cambia e cambierà bene. Vedete, quando uno soffre, possiamo dire che sia una malattia, un shock, un tradimento, un lutto, ecco, si apre una ferita in noi, e questa ferita insanguinata fa male e ci rende molto, molto sensibile, molto vulnerabile. E allora ci sono due persone molto interessate a avvicinarsi a questa ferita. Arriva Satana, e lui cosa vuole fare? Vuole infettare la nostra ferita per renderla completamente impossibile da sopportare. E lui ha tanti veleni per infettare la nostra ferita. Sarebbe forse la disperazione. E come fa lui per infiltrare, inoculare i suoi veleni? È molto furbo e molto bravo. Suggerisce alla nostra coscienza i suoi pensieri velenati, i suoi sentimenti malvagi. Parliamo della disperazione, lui ci direbbe: ma vedi, hai sofferto già tanto nella tua vita, con questo nuovo colpo non ce la fai più, meglio prendere la tua vita, togliere la tua vita, suicidarti. In due minuti la sofferenza sparisce e siamo a posto. Disperazione. O sarebbe l'odio. Ma vedi questa persona che ti ha fatto tanto male. Devi fare la vendetta, devi odiare questa persona, devi fare del tutto per farla soffrire come tu, almeno ancora di più, come tu hai sofferto. Odio. Può essere il dubbio dell'amore di Dio. Ma chi è questo Dio che ti ha mandato questa prova? Ma tu pensavi che Dio ti amava? Ah, lascia stare, lui non c'ha tempo per te. Vedi, tutti i milioni di quelle persone non c'ha tempo. Ma chi sei per pensare che sei interessante per Dio? Lui ti ha mandato questo perché fa indifferente. Lascia stare questo Dio, lascia stare la messa, il rosario, la fede cattolica. Non ti guida da nessuna parte, vedi un po' cosa ti succede adesso. Dubbio sull'amore di Dio. Può essere la rabbia, l'amarezza, la gelosia, costanzo di colpo. Ecco, allora, tutte queste cose sono velenate, vengono dal maligno. Allora, come dobbiamo fare? Reagire. Carissimi, quando sentite o provate questi sentimenti, queste cose, una sola cosa da fare: disconnettere completamente. Disconnettere, tagliare la cosa. Non mai sentire, mai ascoltare queste cose. Se ascoltate queste cose... Ciao, abbiamo il posto là. Allora, cosa succede? Che soffrite ancora di più e perdete completamente la pace. Completamente la pace se ne va. Come discernere che queste cose vengono dal maligno? Perché il maligno è furbo e lui ci forza, si può dire, ci forza quasi. Può essere anche diventare un'ossessione, che voglio fare del male a quello, con la gelosia contro quello, dubito, la disperazione che mi tiene, che
Ecco, può veramente parlare molto forte il maligno e non lasciarsi liberi. Allora, come discernere che vengono da darvi queste cose? È facilissimo. Vedete, prendete il Vangelo e fate la paragone con lo spirito di Gesù. Sarebbe Gesù che vi direbbe, ecco, hai sofferto già tanto, devi adesso togliere la tua vita? Certo di no. Sarebbe Gesù che vi dite, ma questa persona che ti ha fatto male, dove devi odiarla, fare la vendetta? Certo di no. Sarebbe Gesù che direbbe, lascia stare il mio padre, il celeste, non c'è tempo per te. Certo di no. Tutta l'amarezza con paragone con una persona più felice, tutte queste cose che rovinano la pace non vengono da Dio, vengono dal maligno. Allora, leggete il Vangelo ogni giorno, sarete pieni dallo Spirito di Dio, la sapienza di Dio, e allora subito potrete discernere una cosa che viene da Gesù, potrebbe venire da Gesù, una cosa che certamente non può venire da Gesù. E quando avete fatto l'accernamento, disconnettete completamente con queste cose, anche se le sentite ancora. Uno che ha il pensiero, che è l'ossessione del suicidio, può darsi che ce l'ha ancora. Ma cosa fare a questo momento? Dire, Gesù, tutte queste cose, pensieri, sentimenti, impressioni, non sono da me, non lo voglio. È il maligno che mi fa la tentazione. Io ti dico, Gesù, questo non è mio, lo rifiuto e scelgo il tuo spirito. Non significa che subito il tentatore se ne va via. Penso tante volte sì, perché vedendo che lui è scoperto, scappa, non ama la luce. Però può darsi che il Signore permette che rimaniamo nella tentazione ancora un po' di tempo, significa che il Signore vuole, diciamo, fortificare la nostra volontà e farci crescere nella vita spirituale, nell'amore di Lui, nella lotta spirituale. Perché allora c'è un'altra persona, ha detto due persone, un'altra persona che arriva da noi quando soffriamo, certamente è Gesù stesso. Il suo discorso sarà completamente diverso. Nella preghiera, nel profondo nel cuore, nel silenzio dell'anima, percepiamo la presenza di Gesù. E cosa ci direbbe lui? Figlio mio, figlia mia, non aver paura, non c'hai niente da temere, sono con te. Vedi, sono qui con te. Capisco la tua sofferenza. Vedi, anch'io ho sofferto. Vedi le mie mani, i miei piedi, il mio costato. Vedi come io ho sofferto. Capisco. Infatti, la tua sofferenza è anche mia. Non c'è niente da temere. Tu e io insieme ce la facciamo. Ce la facciamo, ce la faremo insieme. Abbandonati completamente a me. E a quel momento Gesù ci chiede un favore e ci dice, dammi la tua ferita, offrimi la tua sofferenza. Allora, carissimi, se facciamo questo con tutto il nostro cuore, malgrado la lotta, facciamo questo, cosa succede allora? Che Gesù prende il regalo, non solo prende il regalo, ma trova questo regalo preziosissimo per lui, grande valore per lui. E cosa ne fa di questo regalo? Prende la mia ferita che ho dato, ormai è sua, la prende e cosa ne fa? La mette sulla sua ferita del cuore, talmente che la mia ferita diventa divina, come tutto ciò che a Gesù è diventato divino. La mia ferita fa una sola ferita con la sua, diventa completamente divina e mischiata con la ferita di Gesù. Allora vi chiedo, cosa è uscito delle ferite di Gesù? Sarebbe l'amarezza?
isolì la gelosia, la tristezza, cosa è uscito dalle piaghe di Gesù? Dalle sue piaghe siamo guariti, la guarigione, la consolazione, la pace, l'amore, la misericordia, la luce, la gloria, tutti i sacramenti, la salvezza. Allora vedete, se io con tutto il mio cuore ho dato la mia ferita, la mia sofferenza a Gesù, invece di essere una persona amara, negativa, che critica sempre tutto e tutti, vede tutto nero e diventa impossibile di vivere con le altre persone, invece di vivere così, diventa una persona che dà la pace agli altri. Sono gente di pace, di gentilezza, di luce, di consolazione per gli altri. Perché soffro con Gesù invece di soffrire con l'altro, il nemico. E vedete come fare la differenza? Semplice. Quale voce ascoltiamo? La voce di chi ascoltiamo? Ascoltiamo la voce del nemico che ci vuole distruggere, o ascoltiamo la voce di Gesù che ci vuole aiutare e salvare? E questo, così fa la differenza. Allora, certo che se io ho dato la mia sofferenza a Gesù, non solo una volta, perché siccome la sento ancora, la do e la do di nuovo, e la do di nuovo, e la do e la offro di nuovo, così. Allora, succede che Gesù, che ha preso la mia sofferenza, la mia ferita, quando esce dalla sua ferita tutte queste belle cose della sua salvezza, io partecipo con Gesù a queste grazie. Gesù è Redentore, c'è solo un solo Redentore. Però, siccome siamo noi il corpo di Gesù, possiamo partecipare all'opera di salvezza del Salvatore. Non siamo noi salvatori, ma possiamo diventare co-redentori. Partecipiamo alla redenzione perché abbiamo dato a Gesù quello che ha offerto lui al Padre, sia veramente le sue piaghe, la sua sofferenza, la sua croce e anche la sua morte. Allora, la sofferenza in sé è una cosa brutta, è un male. La sofferenza non l'ha creata Gesù, non l'ha creata Dio, l'abbiamo fatto noi. Il salario del peccato è la morte. Bravi. Allora, se il salario della morte è il peccato del peccato è la morte, certo che il peccato ha fatto la sofferenza. Ma Gesù nella sua bontà ha anche utilizzato la nostra sofferenza per farne una bella cosa, come lui ha utilizzato il crimine più orribile che l'umanità ha fatto contro Dio: uccidere l'autore della vita, uccidere Gesù. Gesù nella sua bontà ha trasformato questo crimine orribile nella causa della nostra salvezza, e fa la stessa cosa con la nostra sofferenza: la prende, la trasforma affinché può diventare un gioiello, una cosa positiva e una causa di più di salvezza. Allora, una domanda: come mai ci sono, che voi avete incontrato queste persone, delle persone che hanno sofferto molto e sono diventate negative, amare, piene di odio, di buio, ecco. E un'altra persona ha sofferto nel stesso modo, diventa un angelo per gli altri. Come mai? Un angelo di gioia. Da dove viene questa gioia? Da dove viene la gioia di una Vizca, ad esempio? Tutti noi
più o meno conosciamo Radinsky, altre persone che conoscete che sono pieni di gioia malgrado una grande sofferenza. Da dove viene questa gioia? La gioia non viene dalla sofferenza, attenti. La gioia non viene dal fatto che soffriamo. La gioia viene che per mezzo della sofferenza sperimentiamo una grande unione di amore con Gesù. La qualità della nostra unione con Gesù diventa più grande quando siamo uniti con Lui nella sofferenza sulla croce. E questa unione è già come una, come si dice, anticamera, come una anticamera del cielo. Perché cos'è il cielo? Il cielo è quando noi che siamo fatti dall'amore, per l'amore, per mezzo dell'amore, per l'amore, all'immagine di Dio, siamo una sola cosa con Dio che è l'amore stesso. Mi ricordo di Fra Daniele, avete sentito di Fra Daniele, forse da San Giovanni Rotondo, un grande amico di Padre Pio, è morto da una malattia grave dal stomaco e Padre Pio l'ha fatto ritornare sulla terra, per una bella storia, non ho tempo adesso. Però quando è ritornato in vita, certo che l'hanno bombardato di domande, cosa hai vissuto quando sei morto? Era ben morto anche in Doriana, nella tutto freddo, tutta quella, come dice, il certificato di morte, era veramente morto. Ha detto, quando sono morto, ho visto Gesù. Ho visto Gesù, ho visto anche la Madonna. E lui dice, noi sulla terra non abbiamo nessuna idea dell'amore di Dio. Quando lo vediamo in faccia, per dire, è un'altra cosa. Non abbiamo nessuna idea di questo amore che ci riempie il cuore, che ci colma, che ci dà una felicità incredibile. E avevo l'impressione, dice, che io ero l'unico oggetto del suo amore. Storia continua, un'altra storia, diciamo. Allora, la gioia viene da questa unità. Vedete, la Madonna ha detto, cari figli, che la vostra via crucis diventa la via della gioia. E ha detto a Vizca, forse l'avete anche sentito nell'avvocato di Vizca, che Vizca è la regente a Medjugorje che ha ricevuto più insegnamento della Madonna sulla sofferenza, perché dall'inizio delle apparizioni aveva dei tumori al cranio, alla testa, nel cervello, aveva vissuto di tutto la Vizca. Allora la Madonna l'ha formata bene e la Madonna ha detto per noi, voi cari figli, quando avete una malattia, una sofferenza, tante volte dite, ma come mai è caduto su di me questa prova e non piuttosto su un'altra persona? No, cari figli, non parlare così. Quando avete una sofferenza, una malattia, dite così. Signore, ti ringrazio per il regalo che mi fai. E potete aggiungere, Signore, se c'è un altro regalo per me, sono pronto. Carissimi, questa è la via della santità. E della gioia, e della felicità, e della pace, la via del cielo. Una volta, per dire un episodio che mi ha colpito molto, nei primi tempi dell'apparizione, già Vizca era ben formata dalla Madonna, è capitato che nella casa blu dei genitori di Vizca, la mamma aveva fatto delle patate fritte e voleva buttare l'olio un po' troppo, l'olio bollente fuori perché aveva servito tante volte. Esce dalla casa, dalla porta e nel cortile giocava una piccola di 2-3 anni e purtroppo questa piccola è caduta sulle gambe della mamma, diceva sua mamma, e ha fatto perdere l'equilibrio alla mamma che era per buttare quest'olio perché doveva cadere. Allora Vizca, che era vicino, ha visto quello che era per succedere, la piccola si prenderà tutta l'olio bollente, sarebbe la fine per lei, in un colpo con la mano l'ha spinto così,
e si è trovata al suo posto. Talmente che si è preso lei l'olio sul viso. Non vi dico la sofferenza, già l'acqua bollente è una cosa, ma l'olio bollente è ancora peggio. Una sofferenza incredibile. Allora a quell'epoca non c'era il telefono, non c'era la macchina, non c'era il pronto soccorso, non c'era proprio niente. Hanno aspettato cosa fare, cosa fare, cosa fare, e finalmente, dopo tanto tempo, hanno trovato una macchina. Macchine di quel tempo era un'altra cosa. Hanno portato Vinska verso l'ospedale di Mostar. La sorella Anna è andata con lei nella macchina. E Anna ha testimoniato che durante tutto il viaggio Vinska ha pregato una sola preghiera. Ha ripetuto sempre: oh Gesù, grazie. Oh grazie. Come si spiega una cosa così? Come si spiega? Non è normale, non è naturale, non è comune. Come si spiega? Lei aveva capito dalla Madonna il senso della sofferenza. Come diceva la Madonna, voi non capite, non capite, non comprendete il dolore, non comprendete che per mezzo dell'amore di Dio dovete accettare il dolore. Lei aveva capito bene. Allora, cosa aveva capito? Che lei già amava molto molto Gesù. Aveva capito che ogni secondo della sua offerta del dolore, unito questo dolore, unito al dolore di Gesù, poteva salvare tante persone dal buio, dal peccato mortale, dal purgatorio, dal guai, tutte queste sofferenze e i buchi di questo mondo, il caos che è questo mondo di oggi. Vedete? Lei sapeva che ogni secondo poteva fare a Gesù un regalo. E siccome amava tanto Gesù, per lei era una gioia e una causa di ringraziamento di poter offrire a Gesù questo regalo. Questo è la sorgente della sua gioia. Posso dirvi che, come dice la Madonna, pochissime persone hanno capito il gran valore della sofferenza quando è offerta a Gesù. Sento anche nelle mie orecchie le parole di Vinska, il grande valore, come parla Vinska, come parla italiano, il grande valore della sofferenza quando è offerta a Gesù. Infatti Padre Pio, il vostro, anche mio, Padre Pio diceva che il dramma dell'umanità oggi è la sofferenza che non è offerta. Allora, non so se mi sbaglio, ma penso che ci sono 99% delle persone nel mondo che non sanno offrire le sofferenze a Gesù. E perché si offre le sofferenze? Vedete, Madre Teresa una volta è stata intervista per televisore, e hanno chiesto: Madre Teresa, cosa diresti a una persona che soffre molto? E lei subito ha detto: direi, offri la tua sofferenza a Gesù. E poi ha detto: ma Madre Teresa, va bene per le persone che conoscono Gesù, ma tutte le altre persone, cosa diresti a queste persone? Direi: offri la tua sofferenza a Gesù, lo stesso, perché se tu non conosci Gesù, lui ti conosce, e non c'è niente, non c'è neanche un altro senso, significato per la sofferenza. È l'unica spiegazione valida per la sofferenza. Padre Pio diceva: tante persone vengono qui, cioè San Giovanni Rotondo, per farsi togliere le croci, ma pochissime vengono per imparare a portare la croce. Allora la Madonna ci chiama
essere con lei. Un altro veggente di Medjugorje mi ha detto che quando la Madonna era sotto la croce, lei ha detto: sotto la croce ho provato il più grande dolore della mia vita, per stesso momento una grande gioia, perché lei vedeva che il suo figlio Gesù ce la faceva per la salvezza del mondo, e questo era lo scopo della sua venuta sulla terra. Ce la faceva per salvare il mondo, e lei non ha voluto fermare questa sofferenza, perché era la causa della nostra salvezza. Per noi ha voluto così offrire al Padre. Una volta Lizka tornava da Roma, dove è stata operata la gola, perché c'era un tumore di più, tante volte ha avuto delle operazioni. Allora ero lì quando è arrivata a Medjugorje dopo il suo ritorno da Roma. Ho visto una grande marca rossa, così una cicatrice sulla gola, e ho detto a Miska: penso che è stato duro per te lì a Roma l'operazione. E lei aveva lo sguardo pieno di gioia, di allegria, e mi fa: ma sai, sono Emanuele, abbiamo tolto Gesù, e allora cerchiamo dei regali a fare. Quando arriva una malattia, ce l'abbiamo questo regalo da fare, siamo contenti di avere un bel regalo a dare a lui. Questa è la mia gioia. Vedete, la radice di tanti problemi che abbiamo spiritualmente è che non abbiamo Gesù abbastanza. Quando abbiamo Gesù, tutto diventa chiaro, non dico facile, ma chiaro, semplice. Ecco. Allora, ho detto, la sofferenza di Gesù, la croce di Gesù, è una sofferenza redentrice, è venuto per questo, salvare il mondo con la sua croce e la sua risurrezione. Allora, se io sono in Gesù al momento che soffre, come l'ho detto, divento co-redentore. Ha detto San Paolo, io completo nella mia carne quello che manca alla passione di Gesù per il suo corpo che è la Chiesa. Infatti, quando siamo stati battezzati, abbiamo ricevuto tre doni grandissimi. Siamo diventati sacerdoti, profeti e re. Nella grazia del sacerdozio, che si chiama regali dei fedeli, diverso dal sacerdozio dei sacerdoti, abbiamo ricevuto la possibilità di offrirsi noi stessi, ma anche di offrire il mondo. Allora, come si fa questa offerta? Il momento migliore per fare questa offerta è per unirsi, o che di più, a Gesù, è il momento della Santa Messa. Avete notato che al momento dell'offertorio il sacerdote prende il calice e mette il vino dentro, poi aggiunge qualche goccia d'acqua. Cos'è quest'acqua? Quest'acqua ripresenta proprio la mia offerta, l'offerta del mio essere, della mia vita, della mia sofferenza, del mio lavoro, delle mie pene, gioie, tutto, e l'offerta che faccio degli altri, che forse mai vengono in una chiesa per offrire qualche cosa, che non conoscono neanche Gesù. Faccio anche l'offerta di tutti coloro che mi hanno messo, che Dio mi ha messo sul cuore, tutto il mondo. Allora, questa goccia d'acqua sparisce nel vino. Avete già fatto l'esperienza? Prendete un bicchiere di vino, mettete due gocce d'acqua, non potete più togliere quest'acqua, mischiato con il vino. Allora, qualche minuto dopo, quando il prete trasforma il vino nel sangue di Gesù, cosa diventa la mia acqua?
questa acqua diventa sangue di Gesù. Allora, qualche minuto ancora dopo, quando il sacerdote offre il corpo e il sangue di Gesù al Padre, con Cristo, per Cristo e in Cristo, a te Padre, questa elevazione è così. La mia offerta è con quella di Gesù. Quando il Padre riceve l'offerta di Gesù, come sul Golgotha, ma oggi, siccome ho messo le mie cose nel sangue, quando arriva dal Padre questa offerta, il Padre mi vede e vede tutti coloro che ho offerto con la mia vita. Allora il Padre è talmente toccato, colpito con sul volto di questa offerta del suo figlio, più della nostra offerta, allora lui diffonde sulla terra dei fiumi di guarigione, di pace, di gioia, di consolazioni, di misericordia, di perdono, di luce, di gloria. Perciò la Madonna ci dice, sappiate che i vostri dolori diventeranno luce e gloria tramite questa offerta di Gesù. Conosco una grande mistica in Francia che è morta prima dell'apparizione di Medjugorje nell'81, si chiama Marthe Robin, in italiano voi dite Marta Robin, e ho avuto la grande grazia di incontrarla 4 volte, era una grande mistica stigmatizzata e durante 50 anni ha vissuto ogni settimana la passione di Gesù, dal giovedì al sabato, una cosa incredibile, unica nella storia del mondo. E questa mistica pregava in modo suo e diceva ad esempio: oh Gesù, ti ringrazio perché tu ci prendi come siamo e ci offri al Padre come sei tu. Questo è l'essenza della messa, la trasformazione. Allora, in quel momento vi propongo un minuto di silenzio adesso. Se l'uno o l'altro c'è un dolore, una sofferenza, un'angoscia, una pena da offrire a Gesù, facciamo un minuto di silenzio e nel segreto del nostro cuore, tutti coloro che vogliono la libertà del cuore, possiamo fare questa offerta. Adesso proprio a Gesù, così prende le nostre ferite, le nostre piaghe, le nostre lotte, i nostri guai, tutto. Questa cosa. E sappiamo che lui, prendendo le nostre cose, trasforma tutto. E vogliamo, desideriamo essere trasformati.
penso a un episodio della mia vita che posso condividere con voi. Posso dire, non arriva in 24 ore questa santità che ci fa essere, diciamo, felici e pieni di ringraziamento per la sofferenza. Ci vuole un po' di tempo, dalle piccole cose, un mal di dente, o quello che lui da prima di me mi dà fastidio perché è troppo lento, delle piccole cose che ci disturbano. Se prendiamo l'abitudine di offrire subito invece di arrabbiarsi, ecco, allora poco a poco arriva questa grazia. Vuole dire, una volta andavo verso la chiesa a Međugorje per la Santa Messa e mi ferma una persona sulla strada e mi dice una parola bruttissima che mi ha ferito molto, veramente una cosa terribile, e il mio cuore era insanguinato. Arrivo in chiesa, facevo fatica a seguire la messa perché, ecco, avevo questo dolore che mi prendeva così. E al momento della comunione arrivo, prendo Gesù nel mio cuore e a quel momento mi ricordo di quel messaggio della Madonna: Gesù, ti ringrazio per il regalo che mi fai. Io, mamma mia, devo fare questa preghiera adesso con Gesù. Ho respirato così forte, profondamente, e dice, ok, e finalmente ho detto: Gesù, ti ringrazio per il regalo che mi fai. E poi mi sono ricordato la seconda parte della frase. Ho cominciato così: oh mamma mia, non ce la faccio. Gesù, se c'hai un altro regalo per me, non ce la facevo. Gesù, se c'hai veramente un altro regalo per me, aspetta. Per dire che non arriva il domani, questa. Ci vuole tempo per la santità, il cammino della santità, ecco. Vedete, allora siamo tutti uguali, facciamo fatica qualche volta. Ci vuole coraggio per rompere con questa reazione, diciamo, di paura, di lamento, di rabbia, di chissà quella cosa. Comunque, se facciamo così poco a poco, allora non abbiamo più paura di niente. Perciò la Madonna ci dice: tutti essere, come dice, tutte le persone del mondo proveranno il dolore in modo più o meno grande. Questa è una profezia. Tutti proveranno il dolore, più o meno. Ma ci dice non aver paura, perché anche con la sofferenza potete essere nella pace e con Gesù, e gioire dell'unità con Gesù. Allora, la Madonna ci chiama in questo messaggio, avete anche sentito, ci parla della pace dell'anima e del stato di grazia, dunque della grazia di Dio. Allora, significa che per vivere questa unità con Gesù, per gioire di questa comunione profonda con Gesù, ci vuole la pace dell'anima, dunque abbandonare il peccato. Sapete che a Migliore Madonna è molto forte, chiama il peccato peccato. Non fa come il mondo di chiamare il peccato una buona cosa. La moda è peccare. Pecca, pecca, ci dice il mondo, più pecchi, più sei a posto, fai come tutti gli altri. La Madonna non ha paura di annunciare la verità. Il peccato è una bruttissima cosa che ci rovina. Allora dice, nel stato di grazia, dunque quando siamo nella grazia di Dio, e lei ci ha chiamato a Međugorje a una confessione mensile, cioè una volta al mese almeno, perché dice non c'è nessuno sulla terra che non avrebbe bisogno di una confessione mensile. E la confessione mensile sarà un rimedio per la Chiesa dell'Occidente. Allora ci chiama a rompere col peccato e ci dice: cosa avete fatto, cari figli, dei comandamenti di Dio? Dobbiamo tutti ristudiare i comandamenti, proviamo a trovarli nella Bibbia, perché dalla Bibbia anche il Catechismo Cattolico, ci sono ancora dei libri che dicono i 10 comandamenti e dobbiamo, diciamo, verificare se siamo a posto con tutti i comandamenti, perché il mondo ci dice: ma se manchi la messa la domenica va bene così, devi prendere un break del tuo lavoro, dormire un po'.
continuo a fare nel suo ordine. Va bene così, va bene così. Peccato va bene così, perché lo scopo oggi non è la santità del mondo, è il benessere terreno. Ma se noi abbiamo come scopo il benessere terreno, ci prepariamo una bella disperazione per l'ultimo giorno, perché tutte queste cose del benessere spariscono, forse domani, forse in 50 anni, lo stesso, con paragone all'eternità. Allora la Madonna ci grida da 36 anni a Medjugorje: lasciate il peccato, prendete la via della santità. Cosa è il nostro futuro? Abbiamo solo un futuro, la santità. Dunque l'unità con Dio, l'unica con quello che è amore, luce, gloria, pace, gioia. Vedete, siamo tutti fatti all'immagine di Dio e c'è nel profondo del nostro cuore una sete di amore incredibile. Ma copriamo questa sete con piccole soddisfazioni, di piccole cose così, per dimenticare questa sete e fare in modo che con tutte queste macchinette che oggi, ma purtroppo, ci rubano tanto tempo che era per Dio, tanto tempo rubato con queste macchinette, per che cosa? Non colmano il vuoto del cuore. Il vuoto del cuore è il vuoto quando non c'è Dio. Ecco. Allora la Madonna ci chiama a ristudiare i 10 comandamenti e a verificare che siamo a posto, lasciare completamente il peccato. E lei ci chiama, avete notato nei messaggi, una novità, diciamo, da uno o due anni, non di più, che ci chiama apostoli del mio amore. Sono quelli, coloro che vogliono vivere i suoi messaggi, lasciare il peccato, sia certo che non diventiamo un'immacolata concezione, ma almeno lottiamo contro il peccato, facciamo del nostro meglio per buttare il peccato che ci abita e rimanere nella pace dell'anima. Senza pace dell'anima non si può unire a Gesù, non si può neanche prendere la comunione. Se sono in peccato mortale non posso prendere la comunione, se manco la messa, se rubo, se vado dai mari, se convivo, anche se convivo non posso prendere la comunione, se lascio stare i miei genitori vecchi, se desidero la cosa del mio vicino, se tutti questi comandamenti sono luce sulla via della santità, dunque la luce sul futuro. Allora, adesso parliamo del futuro. La Madonna ha detto: senza Gesù, cari figli, non c'è né pace, né gioia, né gioia, né futuro, né vita eterna. Senza Gesù non c'è niente di queste cose. Allora, siamo in mondo, come dice la Madonna, questo è il mio tempo. Ma il tempo quando Satana è più aggressivo da tutti gli altri tempi. Come dice la Madonna, lui lavora come mai prima. Primo piano di Satana, la distruzione della famiglia. E lo vediamo troppo bene. Piano numero due, la distruzione della Chiesa e dei sacerdoti. Questo lo vediamo anche noi. Ma certo che un sacerdote non cade dalle stelle, lui è cresciuto in una famiglia. Se non c'è più la famiglia, non c'è più il sacerdote. Vedete, allora Satana attacca le cose più belle della creazione di Dio, perché lui vuole cancellare l'umanità della terra. E noi che vogliamo appartenere a questa famiglia, diciamo, degli apostoli dell'amore della Madonna, dobbiamo essere molto consapevoli che c'è il male lavorando, ma c'è Dio che lavora anche come mai prima. Abbiamo delle testimonianze bellissime oggi. Allora facciamo la scelta. Quale voce sentiamo? Il mondo, la carne, il ego o la voce di Dio? Vedete, dall'inizio delle apparizioni abbiamo saputo
che quando i segreti saranno tutti fuori, tutti conosciuti, sarà la fine di Satana. Perciò è aggressivo così, perché come un animale ferito che si agita prima di crollare completamente. Allora, se è la fine di Satana, forse in questo modo, trionfo del cuore immacolato, siamo nell'anno di Fatima adesso, ieri abbiamo celebrato il 13 di ottobre il gran miracolo del sole a Fatima, e dunque quest'anno particolarmente siamo più consapevoli dal trionfo che arriva. E se ho capito bene quello che ho sentito a Medjugorje, il trionfo è molto molto vicino. Ma chi dice trionfo, dice prima del trionfo c'è un combattimento, non si trionfa sulla pace, non c'è bisogno del trionfo sulla pace. No, il trionfo viene dopo una lotta, un conflitto, una guerra, una sofferenza, un conflitto. Allora, stiamo lì, cari amici, siamo lì, in quella guerra. Vedete come si moltiplicano anche in Italia questi terremoti, in America, allora Florida, Texas, allora ancora la tante cose, tante, in Africa, in Asia, tante cose succedono, sembra che si moltiplicano col terrorismo e tutte queste cose. Non aver paura, rimaniamo con Gesù, in Gesù, per Gesù, non aver paura. Allora, siccome il trionfo è vicino, dobbiamo prendere le armi come mai prima per sopportare questi venti contrari alla fede, a Cristo, alla Chiesa, all'amore di Dio. Prendiamo queste armi per lottare, perché uno che è sul campo di battaglia, che non prenderebbe le armi, che non conoscerebbe il modo di lavorare dell'inimico, sarebbe subito preso prigioniere, a dormire lì tranquillamente, ma quando arriva la sveglia fa male. Allora, questa grande santa Martha Robin ha detto una cosa bellissima, confermata con tanti profeti. Ha detto che Dio prepara una nuova Pentecoste di amore. Cioè, la prima Pentecoste è caduta su 11 uomini e apostoli e con la Madonna nel Cenacolo. Invece questa nuova Pentecoste sarà una cosa mondiale. Tutte le persone sul mare del mondo potranno ricevere questa luce dello Spirito Santo e vedranno la loro anima come è agli occhi di Dio. Tutti coloro che saranno nel stato di grazia, nella grazia di Dio, saranno molto, molto felici, ma molto felici. Tutti coloro che saranno nel peccato mortale avranno tanto da soffrire, sarà terribile, al punto che avranno la tentazione di suicidarsi davanti all'orrore del peccato che hanno portato. Allora, perciò la Madonna, quando ci dice, però le serve, nel stato di grazia, che vi supplico di una cosa, rimanete sempre a tutti i costi nella grazia di Dio, non scappare dalla grazia di Dio. Sarebbe troppo pericoloso, più che mai oggi, perché il maligno lavora troppo, troppo furbo. Le tentazioni sono davvero. Allora prendete la mano della Madonna, lasciatevi guidare con i messaggi, vivete i messaggi di lei. Lei ci guida dal 36, ci sono tanti messaggi che ci danno la via da seguire con lei. Prendete la sua mano. Allora, prendere la sua mano significa che viviamo i suoi messaggi, non solo avere una bella statua, mettere dei fiori, ecco, va bene. Però
prende la sua mano e dice: vivere tutti i suoi messaggi. Allora, quando arrivate all'ultima stazione della vita, se tenete la mano della Madonna, pensate che lei vi dirà: caro figlio mio, sono stata tanto contenta di camminare la tua vita con te. Adesso che siamo arrivati all'ultima stazione, io vado a casa da Dio e tu vai a bruciare qualche anni così e ci vediamo dopo. Nel purgatorio vai a bruciare e ci vediamo. Pensate che dirà questo alla Madonna? Se tenete la sua mano, cosa dirà la Madonna? Figlio mio, sono stata contenta di camminare la tua vita con te. Adesso che siamo arrivati all'ultima stazione, rimani con me, siamo insieme. Abbiamo vissuto insieme sulla terra, stiamo per entrare insieme alla porta di Gesù nell'eternità. Non lasciare questa mano. Ma cosa facciamo noi? Amiamo la Madonna nel nostro modo, certo. Però prendiamo un po' dei suoi messaggi e lasciamo altri. Una domanda. Sulle 5 pietre di Medjugorje, preghiera col cuore, digiuno, Bibbia, confessione di Eucaristia, qual è quello che avete buttato via? Cos'è? Digiuno. Una sola voce? Digiuno. Perché? Perché siamo italiani. Perché piace il cibo, no? Ma a tutti piace il cibo. Vedete, quando ho fatto questo libro con Padre Amor, l'ho provocato, perché Padre Amor, grazie a Dio che adesso gioia, forse ci vede, forse speriamo che sorride. Comunque, Padre Amor, detto Padre Amor, Padre Amor, come tu spieghi la potenza incredibile del digiuno per salvare, per guarire, per deliberare? Come spieghi questa potenza del digiuno? E lui mi fa: Suor Emanuele, con questa bella grande voce, ma Suor Emanuele, perché il digiuno costa. Sì, il digiuno costa, soprattutto per noi italiani. Ma per i francesi è lo stesso, non ho paura. Lo stesso siamo. Però, allora, una cosa che tutti noi possiamo sperimentare. Se noi abbiamo questa fiducia nella Madonna, che ci parla bene per il nostro bene, per l'eternità, per la gloria eterna, ci vuole tanto bene. Se ci dice questo digiuno, ad esempio, almeno per quelli che non sono malati, ci sono anche delle eccezioni, ma per quelli che sono in salute più o meno buona, se facciamo quello che dice lei, se mettiamo il nostro cuore a seguire le sue parole, sapete cosa succede? Che quando chiediamo una cosa, lo fa lei. Se noi facciamo quello che chiede lei, lei farà quello che chiediamo noi a lei. È doppio, ecco. Ma noi prendiamo e lasciamo, e poi ci lamentiamo perché lei non ha fatto quello che abbiamo chiesto. Ma lei dice: ma tu hai fatto quello che ti ho chiesto? Mi piace anche vedere. Allora, una domanda. Cosa è più facile? No, prima di tutto una domanda. Cosa ha detto la Madonna sui terremoti? Solo con la preghiera e il digiuno, questo gemello, preghiera e il digiuno, possiamo tre cose: impedire le guerre, fermare le guerre e sospendere le leggi naturali, non distruggere la natura, creato Dio non la distrugge, sospendere. Carissimi, se tutti voi mettete a vivere questi messaggi, anche quello del digiuno, l'Italia non vedrà più terremoti, perché questa legge naturale che lavora sottoterra così e non si sa mai quando va a fare un guai, sospende. Questa legge si è sospesa.
Ma siccome non digiuniamo, allora arrivano queste cose. Allora, la domanda è che cosa più facile? Digiunare 2 giorni in una settimana pane e acqua o riparare i danni di un terremoto? Allora fatelo. Vedete, la Madonna ci parla sul serio, perché il mondo sul serio soffre. Soffre più che mai. Allora, per finire la cosa che avevo cominciato, dunque questa grande profetessa, Marta Raven, ha profetizzato questa grande nuova Pentecoste di amore. Altre persone chiamano questa grande Pentecoste illuminazione delle coscienze. L'illuminazione delle coscienze arriva. E come l'ha detto la Madonna 3 mesi fa, penso, preparate, siate pronti per il fine. Perché questo tempo è cruciale. Un bivio, come si dice? È un bivio, ma più che un bivio, una cosa molto cruciale. Siamo entrati in un periodo molto particolare per una preparazione, come prima della guerra si ripete gli esercizi per poter vincere nella guerra. E siamo lì a fare, diciamo, vedere le nostre armi, se abbiamo preso le armi giuste, e siamo pronti. Quando ha parlato a Fatima, la Madonna, proprio 100 anni fa, ha detto: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Alla fine di che cosa? Non l'ha detto, ma lo sappiamo adesso. Alla fine di che cosa? Questo buio. Perché la Chiesa segue l'agnello Gesù. Dove va? Come la sposa segue lo sposo, l'agnello. E l'agnello è stato a predicare, a fare dei miracoli, un giorno è stato arrestato e morto, ha sofferto e morto. Può darsi, perché questi profeti dicono così, arriva un momento quando sembra che non c'è più niente, un periodo di grande buio. Sembrava che non ci sarà più niente, salvo qualche focolare di fervore, qualche focolare di fervore lina, piccoli, che Dio prepara per la risurrezione della Chiesa e per il tempo nuovo, il tempo di grande pace, di grande gioia, di grande guarigione del mondo. Allora, se noi vogliamo seguire Gesù, c'è questo tempo di buio, ma queste luci ci sono, questo buio. Siamo noi, la Madonna ci chiede, siamo noi. 3 giorni nella tomba, in quel momento, tutti hanno pensato che tutta la cosa di Gesù era il fallimento. Quello che era la via, la vita, la verità, che parlava con nessun altro, che faceva tanti miracoli, che aveva fatto, cambiato, moltiplicato il pane, guarito tanti amanti. Morto nella tomba, finito, buio, disperazione, fallimento. Salvo Maria, lei credeva. Se arriva un tempo così, siamo con Maria, mano in mano con Maria. Pietro non c'era lì, al piede della croce, non c'era al momento del funerale, non c'era già Giovanni, ora Maddalena, tutte queste persone. Dunque, può darsi che arriva un tempo che con la Madonna siamo così, come un bambino che si prende la roba della mamma per essere salvato. Prendete la mano della Madonna, vivete i suoi messaggi, perché lei conta su di noi per diventare proprio veramente dal cuore gli apostoli del suo amore. E siamo tutti chiamati a fare questo, ha troppo bisogno di noi. La Madonna ha detto: cioè, siete tutti importanti, ho bisogno di voi. Ho bisogno di voi, siete importanti, ho bisogno di voi, perché senza di voi non posso aiutare il mondo. Vi invito a
a collaborare con me in ogni particolare della vostra vita. Allora, siamo nella barca di Gesù, che non crolla mai, anche se le onde vengono dentro. Siamo alla barca di Gesù con la Madonna e siamo per preparare il trionfo. Allora, quando vedrete delle sofferenze, quando vedrete il buio, quando vedete l'uno, questo sacerdote che lascia il sacerdote, questa famiglia che si spacca, quel giovane che si droga, quella terrorismo che arriva lì, là, quel terremoto lì, là, non aver paura. Siamo con Gesù e prepariamo con Lui la vittoria e il trionfo. La Madonna ci chiede: sei pronto a collaborare con me per il trionfo? Sei pronto a offrire tutte queste difficoltà al mio figlio Gesù tramite le mie mani per affrettare il trionfo? Ognuno di noi può fare che questo momento di buio diventa più piccolo, più corto, che arriva più pronto il trionfo della Madonna. Questo è certo. Lei conta su di noi per affrettare il suo trionfo. E così fare più corto la sofferenza e il buio del mondo. Allora, adesso voglio concludere ancora questa cosa. Non so. Ecco, allora, carissimi, adesso, davanti a questo appello, a questa chiamata della Madonna, oggi stesso, che abbiamo già festeggiato ieri l'ultima apparizione di Fatima, quando è arrivata la Sacra Famiglia vista dai veggenti, Giuseppe, Maria e il bambino Gesù, sono grandi giorni di grazia dove il cielo si apre per dare a noi delle grazie eccezionali. Come dice i veggenti, ogni volta che arriva la Madonna, se noi ci uniamo a lei, al momento dell'apparizione riceviamo le stesse grazie che ricevono i veggenti. Perciò io ho sempre un piccolo orologio che suona al momento dell'apparizione per unirmi alla venuta della Madonna e prendere tutte queste grazie. Abbiamo bisogno. Allora vi propongo, prima di finire, anche ancora un minuto di silenzio e potete dire di voi alla Madonna: eccomi mamma, voglio essere della tua famiglia che tu chiami a posto del tuo amore, non voglio essere fuori di questa famiglia, voglio fare parte di questa famiglia e diventare davvero un apostolo del tuo amore. Così mi puoi utilizzare, servire di me per affrettare il tuo trionfo, ridurre il tempo di guai, di buio e di combattimento e avere la gioia di vivere ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, con te e con Gesù. Questo è lo scopo della mia vita. Allora, coloro che possono ingegnocchiarsi, potete farlo, e gli altri, mettete normale, nel silenzio del nostro cuore, ci possiamo, ci consacriamo alla Madonna con le nostre parole, per fare parte della sua famiglia, e prendiamo adesso la sua mano, scendo a farlo nel meglio, per vivere tutti i tuoi messaggi, e appartenere veramente a te, e aiutarti nei tuoi piani che offrenta la pace per il mondo.
modo particolare la preghiera per tutti i malati e quelli che soffrono ogni volta che viene nella parzione. Allora ci sono delle petali di rose che abbiamo portato a lei e lei ha benedetto questi petali di rose in modo particolare per i malati, affinché, perché lei sa che i malati particolarmente gravi possono venire da lei a fuori, dunque lei vuole venire da loro, essere vicina. Ha detto: io sono al piede della, detto dei malati come ero al piede della croce del mio figlio Gesù. È bellissimo. Dunque vuole raggiungere tutti coloro che soffrono. Allora ha benedetto questi petali di rose, semplici petali di rose che abbiamo plastificato, così tutti voi potete, che avete certamente, sia che siete malati, sia che avete un malato da voi, che siete nella vostra città, parrocchia, un malato, potete prendere ognuno un petalo di rose e mentre pregate per questo malato potete offrire questo petalo di rose a quello che soffre. E abbiamo avuto delle grazie immense, ogni volta sento delle testimonianze, uno che è uscito dal coma, un altro che bestemmiava e poi ha trovato la pace prima di morire, un altro che è stato guarito da un tumore, un altro che si è convertito dalla depressione, chissà. Una cosa veramente la Madonna lavora molto perché vuole aiutarci. Allora, al momento che tu mi dici, oggi, al momento facciamo la metto due o tre qui e possiamo ognuno ricevere un petalo per persona. E poi voglio dire anche che alla fine lì potete trovare, ecco, i libri. Vi raccomando particolarmente la Scandalosa Misericordia. Se volete piangere davanti all'amore di Dio, ecco, ci sono testimonianze dell'amore di Dio che è sconvolto. E sconvolto. E poi allora anche altri libri, anche del CD, ma c'è anche quel libro che ho scritto con Padre Jacopo sul digiuno, sconosciuta potenza del digiuno, mi raccomando, perché è spiegazione medicale anche sul pane, sulla salute e anche i frutti spirituali che potete avere con il digiuno, con l'aiuto di Padre Amor. E tutti i prezzi sono molto bassi in paragone a quello che trovate nel commercio. Abbiamo anche merci, abbiamo rispettato il vostro portafoglio. Grazie. E poi, ah sì sì, anche veramente una cosa, che c'è la possibilità per tutti coloro che hanno il computer di essere registrato sull'elenco che abbiamo a Milano da Vanna Pecori, per poter ricevere ogni mese i messaggi della Madonna e una lettera che scrivo ogni mese per mantenervi, diciamo, aggiornati sulle cose di Medjugorje. Allora, ci sono delle piccole cartoline blu, così, blu, dove sono i libri, i CD. Allora chiedete questa piccola cartolina e così a casa mandate a Vanna Pecori il vostro indirizzo elettronico e sarete automaticamente sull'elenco. Ecco, va bene. Allora, adesso dobbiamo decidere per questi dettagli. Allora, io ti mando a notare prima domanda la tua vita. Perfetto. Allora, dove ci sono i libri? Andresti a prendere i libri con il tuo con le mamme. Ci sono anche due scatole per le offerte, così sostenete anche noi per poter fare queste giornate, così poi potrete dire anche voi: ho aiutato a far venire Suore e Mamme e Padre Lorenzo, e potrò aiutare a fare altri incontri, perché capite che se un po' ognuno diventa facile per tutti, tutto da soli diventa complicato. Quindi se potete aiutarci in questo con le scatole delle offerte in fondo. In più volevo dirvi che tutta la diretta di oggi di Suore e Mamme, potete chiedermi l'amicizia a Facebook, potete chiedermi l'amicizia, io mi chiamo Angela Ciconte, ne ho due profili, non quello con la foto perché ho raggiunto il limite massimo di amici, ce n'è un altro dove c'è un logo blu, popolo della famiglia, la famiglia perché difendiamo la famiglia. E quindi lì chi vuole può chiedermi l'amicizia e poi potrete vedere la diretta di oggi e insomma.
biscotte. In più, nelle locandine che avete c'è il mio numero di telefono, potete anche contattarmi, così vi metto nel mio broadcast dove vi posso avvisare di tutti gli incontri. In fondo potete lasciare a Lucia i bigliettini in fondo con gli indirizzi, così vi inseriamo nella posta elettronica. E appunto, oltre a quella porta troverete i libri, le scatole con le offerte e Lucia che prende i vostri indirizzi. Padre Lorenzo, allora, per darci una benedizione, rimanete ancora seduti. Adesso facciamo un momento di pausa, ma poi riprendiamo. Riprendiamo anche la diretta per gli amici che ci seguono. Domani sarò a Genova, anche in commissione con i tre, e dopodomani a Milano e poi a Roma. Allora, avrete tutte queste cose sulle notizie che mando. Se mettete il vostro indirizzo, mandate il vostro indirizzo elettronico, avrete tutti questi particolari e informazioni su ciò che voi, quello che facciamo. E una cosa, sua Emanuele, adesso facciamo una pausa, poi riprendiamo con te, giusto? Poi? Riprendiamo con te. Sì. Adesso facciamo una pausa. Domani dopo, le domande e risposte, dopo la pausa. Allora, anche per gli amici, adesso chiudiamo la diretta, però la riprendiamo fra 10 minuti, quando riprendiamo, giusto per adesso. Facciamo riposare tutti, questa diretta la stiamo chiudendo, ma ne riapriamo un'altra fra 10 minuti, così faremo le domande a Sor Emanuele. Adesso la benedizione di Padre Lorenzo, ancora fermi un attimo. Allora, giustamente la mia collaboratrice, che è più brava di me adesso, per rimanersi seduti, passano loro con i petali, così diventa tutto più semplice. Quindi rimanete seduti, passano Ivana, Maria Amalia, dov'è? I loro due. Due maschi, due femmine, passano a darmi petali. Il Signore sia con voi. Bene. Oggi io sono qui, domani chi lo sa? Signore sia con voi. Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi ricolmi di gioia, di amore e di pace. Amo. Andiamo in pace. Amen.